lupette, lupette! Come sapete, purtroppo, ragazzi, Yuko ha una grandissima paura, ovvero quella dell'acqua. Infatti non vuole mai farsi il bagnetto e tutte le volte che andiamo al lago, al mare, non vuole mai entrare a fare il bagno con noi. Ma ragazzi, è una cosa impossibile. Ed è per questo che abbiamo avuto una bellissima idea. Infatti oggi lo porteremo a scuola di nuoto! Sì! Aspettate, ma che stanno dicendo quei due? Ma ho capito bene? Infatti dovete sapere che esiste un centro dove c'è una piscina enorme per cani, dove un istruttore insegna ai cani appunto a nuotare e anche a fare tantissimi giochi in acqua. Che cosa? Hanno detto acqua? No, no, io corro a nascondermi, sì. Qua dietro è perfetto, non mi troveranno mai. Ed è per quello che porteremo la Yuko e... gli faremo fare anche surf, ragazzi. Come surf? Sì. No, io non lo sapevo il surf. Questo non l'avevo detto. Ma è un cane, non può fare surf. Come fa? Ma vedrai che Yuko riuscirà a stupirci, perché io so che è un nuotatore nato. Ce la farà, Yuko ce la farà. Però il problema adesso è soltanto convincerlo a venire con noi, che non è una cosa proprio semplicissima. Però ci proveremo. Andiamo, ragazzi. Sicuramente si sarà nascosto. Sì, andiamo a cercarlo. Andiamo. Yuko! Yuko! Sei qua dentro? Yuko, sei sotto il letto? Oh no, mi stanno già cercando. Per fortuna che ho trovato il nascondiglio migliore del mondo. Ecco, appunto, le gattine mi hanno già scoperto. Per favore, non fate la spia. Yuko, vieni, ho dei biscottini per te. Fermo, ma che fai? Vai, nascondi il costume, se no non finisce. Sei giovane. Marti, vieni. Guarda dov'è? Dove sei messo? È vero, è proprio lì, guarda, si vede anche la coda. Riusciranno a vedermi qua sotto? Sì, ma adesso come facciamo a farlo uscire di lì? So io come fare. Yuko, vieni, dobbiamo andare in piscina. No, ma sei pazzo! Yuko, voleva dire, dobbiamo andare in pizzeria. Aspetta, che cosa? Pizzeria? Che acquolina, quasi quasi mi faccio trovare. A mangiare la pizza che ti piace tanto, sai, quella che ci rubi sempre la crosta. Tada! Eccomi qua. Beh, allora dov'è la mia pizza? Ma io volevo dire piscina. Che cosa? State scherzando, vero? Uff, lo sapevo, mi hanno fregato. Ho un impegno oggi, non posso venire in piscina. Dai, Yuko, fidati di noi. So che puoi farcela, Yuko. Diventerai un campione di nuoto. Sì! Dai, andiamo. Arrivati, Yuko! Allora sei pronto? Stai per sconfiggere la tua paura? Guarda dove siamo, Yuko! Guarda! È una piscina, per, piscina cani. Per cani! Dato che Yuko hai paura di fare il bagnetto, entrare in acqua e tutte queste cose, ti abbiamo portato qua, almeno ti aiutiamo a sconfiggere il tuo terrore per l'acqua. O almeno ci proviamo. Sì, sì, umana, grazie per la preoccupazione, ma siamo ancora in tempo per tornare indietro e mangiare la pizza? Questo signore ti insegnerà. Ciao, Yuko, ciao ragazzi. Allora siamo qui per vincere le tue paure e iniziare a divertirci in acqua? Sei pronto a divertirti? Che facciamo? Ci proviamo, Yuko? Ci proviamo, io vero? No, Yuko, non guardare l'uscita, puoi scappare, cosa vuoi fare? Non ti vedo tanto convinto. Sentite, facciamo così, perché non vi tuffate voi al posto mio? Allora ragazzi, visto che siete belli carichi, ci prepariamo, vi andate a cambiare, si andrà a cambiare anche Yuko. Yuko, sei pronto a metterti anche tu il vestito per entrare in piscina? Che vuol dire che devo vestirmi anche io? Ma io non ho mai messo un costume, speriamo almeno che mi stia bene. Vai, andiamo a provarci le tute, speriamo che ci stiano. Ma come? Ma io non l'ho mai visto una tutina così. Sì, piccolina, vediamo se ti sta. Vai, andiamo. Ehi, aspettatemi, ma dove andate? Non lasciatemi qua da solo. Ma non capisco io, ma vai, tu hai il mio colore, perché te lo sei messo te? Ma questa non ti stava, che facevi se no? Tenevo il fiato. Ma come tenevi il fiato? Sì. Guarda, Yuko, lo vuoi provare? Sì! Questo è il tuo? Ma come sei bello! Come sei bello! Beh, devo ammettere che quando mi avevano detto costume pensavo a qualcosa di leggermente diverso e poi non riesco neanche a camminare, figuriamoci a nuotare. Ecco, bravo, sistemalo un po'. Va bene, imparerò ad utilizzare questo affare. Beh, però non è male, dai, in fondo mi sta bene. No? Che ne dite? Secondo me sono un bel bocconcino. Oh no, si sta avvicinando. Eccolo che arriva. Quindi cosa dovrei fare, umano? Immagino che sia tutto pronto e... devo tuffarmi, vero? Ti prego, dimmi di no. Ok, adesso basta. È arrivato il momento di tirare fuori il coraggio. Non posso fare questa figuraccia. In fondo nuotano cani molto più piccoli di me. Devo dimostrare a tutti che posso farcela. Renderò i miei padroncini fieri di me e non avrò mai più paura dell'acqua. Andiamo. Ehi, aspettate, ma quella cos'è, una pallina? Vieni, bravissimo. Che bravo. Spero che non stiano per fare quello che penso. Ecco, appunto, vogliono buttarle in acqua, lo sapevo. Dai, Giuse, entriamo, vediamo se Yuko ci segue. Ma tutte le volte che devi fare il bagnetto, mica possiamo farci il bagno anche noi. Vabbè, dai, la prima volta, poverino, diamogli il buon esempio. Entriamo. Vai, prego. Ma è fredda.
Va bene anche te però, non fare andare solo me. Provala. No, no! Vieni, 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 vieni. Bravissimo. Ma dove hanno nascosto la mia pallina? Buona però quest'acqua. Bravo. Bravo. Ma sta bevendo tutta l'acqua della piscina. Io. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni su. Ma quando si sono allontanati così tanto? Ehi, aspettatemi. Vieni. Bravissimo. Adesso dobbiamo fare una cosa difficilissima. Devi arrivare da Marty. Vai, vai da Marty. Vai, vai. Bravissimo. Bravissimo. Bravo, ma sei stato troppo bravo. Che bello, ce l'ho fatta. Ok, direi che può bastare per oggi. Sei stato bravissimo, Yuko. Adesso possiamo fare anche di più. Proviamo a fare qualcosa di più difficile, Yuko. Più difficile? Ma come avete visto so nuotare con lo stile del cagnolino. Quindi, beh, cos'altro dovrei fare? E va bene, proviamo. Ormai ci sto prendendo gusto. Aiuto! Vieni, Yuko, sono qua. Ehi, ma aspetta. Ma quella è la mia pallina. È la pallina, Yuko, tutta per te. Vieni, vai. Ma come si scendono queste scalette? Ecco, grazie. Pallina, sto arrivando. Sono qua vicino. Non temere. Sei vicinissimo. Bravo. Ok, ma adesso come faccio a uscire di qui? Oh no, ho sbagliato. Ah, ecco, era dall'altra parte. Ops. Parte della lezione è andata bene, quindi adesso Yuko potrebbe provare a salvare uno di voi due. Chi di voi due vuole provare? Vieni! Vieni, Yuko! Ehi, umano, guarda! Laggiù c'è la mia padroncina! Ha bisogno di noi! Ma perché non va a salvarla? Ah, devo fare tutto io, come sempre. Non preoccuparti, umana, sono proprio qua! Ti salverò io! Aiutami! Aiutami! Vieni! Vieni! Bravissimo! Su, svelta! Aggrappati a me! Ehi, ti sei aggrappata, vero? Aiuto! 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 Umana? Mi sa che mi sono dimenticato qualcosa. Eccomi, sto tornando! Uff, che sbadato! Ma dove devo andare? Non riesco a capire. Ah, eccola! Ok, questa volta sono riuscito a salvarla per davvero. Ce l'abbiamo fatta. Ma che bravo! Ehi, aspettate, ma la mia pallina che fine ha fatto? Oh, eccola, finalmente! Meritata ricompensa. Sì, ok, però dammela, umano. Yuko è stato bravissimo fino adesso. Gli lasciamo un momento di pausa, di relax. E adesso facciamo rilassare e divertire anche voi. Proveremo a utilizzare la tavola da SUP. L'avete mai provata, ragazzi? No, mai. Allora, adesso proverete prima voi. E quando Yuko si è riposato un po', proverà anche lui. Che cos'è che ha detto? Un tavolo da surf? E che vuol dire? Io di solito sul tavolo rubo il cibo dei miei padroncini, ma quello non mi sembra affatto cibo. Vediamo però se funziona allo stesso modo. Adesso do qualche bacino al mio umano e... No, ok, non ha funzionato. Devo andare a prendere il cibo da solo. Ma non c'è nessun cibo qua! Uff, mi hanno fregato di nuovo. Vieni, Pino, vieni! Sai che mi serve un capitano? Vieni! Lo sali! Vieni, vieni con me! Sai che ce la fai? Sì, facciamo un giro insieme! Ma dove mi stanno portando? Ah, forse le scorte di papà sono da quella parte. Oh, certo! Guarda, è finita la piscina, Yuko! Yuko, gira! Yuko, gira, Yuko! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Sani e salvi! Sì, ok, ma la papà dov'è? Yuko, sei stato bravissimo. Ragazzi, Yuko non ha paura dell'acqua, si diverte. È un piccolo pesce cane che in acqua può fare di tutto. Come, Yuko? E adesso ti manca solo di provare l'agility in acqua la prossima volta. Grazie per avermi insegnato a nuotare. Bravissimo. Io do lezioni, bravissimo. Allora oggi sei stato bravissimo e come hai visto sei stato bravo anche a fare il bagnetto. Cioè non hai avuto paura per niente. La sua paura finalmente. Allora ti piace fare il bagnetto da oggi? Ma adesso non esagerare. Tutti i giorni il bagno adesso. Bravissimo. Andiamo a casa ora? Andiamo a casa, andiamo a casa. Corriamo, corri. Caro diario, oggi è stata una giornata incredibile. Non vedo l'ora di raccontartela. Infatti sono riuscita a sconfiggere la mia paura dell'acqua. Volevo dire, non che avessi proprio paura, eh. Sono un cane coraggioso. Soltanto che oggi sono stato proprio un eroe. Infatti ho salvato tutti e due i miei padroncini. E ho perfino imparato a fare self, surf, surf. E insomma, a stare in bilico su una tavola sperando di non cadere in acqua. Anche l'istruttore mi ha fatto i complimenti. È stato bravo anche lui. Oh, hai ragione, Kimba. Si è fatto un po' tardi. Forse è meglio andare a dormire. Chissà quale sarà la prossima avventura.